Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovissimo episodio con il Selford. Raga, si parte con il botto, si parte con una finale troppo importante. Perché il 25 di febbraio del 2024 c'è la finale di Carabao Cup e ora chiaramente partiamo prima con la conferenza stampa, pre-partita. Thanks, guys. We're going to get started with the questions now. No, vabbè, no, parte più difficile, no. Ecco, mettiamola così, mettiamola sul nostro piano, non sul piano loro, diciamo. Dopo le belle prestazioni della precedente, la carta più forte. Infatti non c'è posto per la stanchezza a sti livelli, cioè c'è, nel senso bisogna chiaramente stare qui là. Sì. La concentrazione è un po' così. Dai, diciamo che miglioreremo presto. Speriamo di migliorare presto. That's all we have time for today. Thank you for coming. Bomba, raga, ecco la formazione che andrà a sfidare il Manchester City in questa finale a Wembley Stadium. Una formazione, diciamo, che ho messo sia giocatori di esperienza che giocatori chiaramente dove non ho potuto freschi, fra cui possiamo contare su McFarlane, magari il ragazzo più giovane della squadra, là insieme a Ferreira. Poi ci sono noi giocatori di esperienza come Rose, come Matuidi, lo stesso Mawson. Insomma, ragazzi, è una partita troppo importante, è lo spartiacque del nostro campionato, molto probabilmente, quindi vediamo di vincere. Eccoci qui raga, warm up, riscaldamento, ecco i nostri concentratissimi che fanno un po' di palleggi, diciamo che il riscaldamento vero e proprio ancora non è iniziato. E eccoci qui ragazzi, finale delle finali, no vabbè, finale delle finali no, però la Carabao Cup è la nostra prima finale di un trofeo, chiaramente escludendo i vari playoff. Un torneo di Lega, diciamo, ecco, e siamo arrivati in fondo facendo non, diciamo, è stato molto tortuoso il nostro cammino, come potete vedere, pareggio col Bournemouth, 2-1 col Brentford, rigori col Chelsea, insomma, è stato difficile, abbiamo fatto siamo dire, due volte calci di rigore, abbiamo vinto 2-1, insomma, abbiamo vinto ma con tanta difficoltà. Adesso siamo qui per nostra chiaramente bravura, ma sono questi i 90 minuti più importanti di questa stagione ormai e non posso sbagliare, ragazzi, non posso sbagliare perché ci giochiamo veramente una fetta del campionato, dal campionato, della stagione. Con questa vittoria, ragazzi, potrebbero cambiare tantissime cose nell'arco della stagione. Mi piacerebbe comunque sia puntare ugualmente alla Champions. Comunque vada questa partita, quindi non è ininfluente il risultato, l'esito. Però chiaramente, ragazzi, se portassimo a casa la coppa sarebbe tutto molto più semplice, giocheremmo molto più rilassati e le cose potrebbero andare ancora meglio. Comunque questa è la loro formazione, una formazione importante, ma noi sappiamo come fargli male, l'abbiamo dimostrato all'Etihad Stadium. Questa è la nostra, la classica formazione, con formato Teio sull'out di destra. Per il resto la formazione nostra, purtroppo non c'è Escobar. Rose lo vedo un po' giù fisicamente. Comunque si parte, ragazzi, è partita la finale delle finali per noi, chiaramente. Non so quanti disputeremo nell'arco delle prossime stagioni.
Gabriel Jesus fuori gioco, fuori gioco dell'attaccante. Ah, Antuna, chi è Antuna? Proprio lì. No, lì, porca troia, no, lì. Sinistro di Gabriel Jesus, raga, svegliamoci, eh. Svegliamoci. Sbagliano loro, allora possiamo ripartire noi. Attenzione, è un 3 contro 2. Jesus Ferreira, dobbiamo sfruttare le sue doti. Gran palla qui. Ah, lo stop è brutto. Stop è brutto di Leko. Leko, ragazzi, è partito Leko. Non riesce a prendere Tavares. Leko al rimorchio. Il destro, paratona di Ederson. Oh, colpo a botta sicuro di Sanchez. Riguardiamo al limite dell'area. Scarica un destro in porta, che però il portiere ha piazzato bene. Aveva già capito le intenzioni del nostro giocatore. Ci siamo, ragazzi. Siamo partita. Palla qui in mezzo. Palla buona per Musonda. Non perdiamo palla qui perché è una zona rischiosa. Attenzione qui. Abbiamo il cross. Sono fuori loro. È un po' contratti. Alcuni giocatori. Se manco la palla mi ha toccato ancora. Uiaiai. Cambio di gioco assurdo per Bernardeschi. Bernardeschi è in ritardo. Rose. Bernardeschi, miracolo. Palla che resta lì. Palo. Sinistro gol. Gol del City. Fortunati magari in un primo momento, ma nel secondo purtroppo la palla è tornata lì. Riguardiamo il sinistro palo, palla gli ritorna purtroppo e non riusciamo poi chiaramente a prendere contromisure. Niente, sentite i tifosi dei Citizens. Citizen. Niente raga, siamo sotto ma abbiamo tutto il tempo per recuperare. Diciamo che dopo un torpore iniziale mi sembrava che ci fossimo svegliati, invece siamo molto contratti, proprio tanto contratti. Renato Sanchez, palla buona per Cosgrove, Cosgrove, Cosgrove! Pareggiamo subito! Sam Cosgrove! 1-1, forza raga, un lampo è bastato per risvegliare subito gli animi di questa squadra, subito! Gran palla di Jesus Ferreira, il sinistro di potenza, numero 10, che comunque sia nei momenti importanti c'è sempre. Esulto con rabbia. Forza raga, forza raga, forza raga, mai arrendersi, soprattutto quando c'è tantissimo tempo a nostra disposizione. Non sbagliamo i passaggi. Muchiele. Avanza Muchiele. Ha tanto spazio Muchiele. Gran palla. Palo. No, non ci credo. Un pallonetto in un primo momento. Poi si è ribattuta il palo. Il palo clamoroso. E poi la palla stava per finire in rete. Di tutte. Cazzo fa qui te, yo? Cross lunghissimo per Bernardeschi, che si coordina benissimo, ma la palla esce. Si dispera Guardiola. Sané dentro l'aria, Sané. No! Ma porca troia, ma come si fa a rinviare così? Ho parole, ma non si può rinviare così. Ma porca troia, ma come si fa? Raga, ho le mani fra i capelli perché, cioè, veramente, me l'ha rinviata così malissimo. Zalaco. Siamo di nuovo sotto.
Pogba. No, vabbè, no. Hanno spostato come birilli, raga. Come birilli. Come birilli proprio. È dura, mo è veramente dura. Recuperare due gol. No, raga, ultra offensivo, tutto per tutto, non me ne frego un cazzo. Ormai non ho più nulla da perdere, è entrato Milivojevic per fare un po' di legno in mezzo al campo. Poi anche più grosso fisicamente, magari nei colpi di testa, nel caso remoto ci fosse l'occasione di andare a colpire di testa. Come passa. Attenzione, c'è il varco qui. Milivojevic non ci andrà mai in porta. Attenzione, destro, no! Grandissima azione di Milivojevic, c'è Ederson che la prende. Forza, raga. Cross. Palo in mezzo, niente. Jesus. Mezzo Sané, miracolo, la palla rimane sempre a loro. Via. Cosgrove. No, oh, più forte sta palla, doveva darla. Destro più altissimo. Stiamo sbagliando troppo però. Vieni qui. Vieni qui. Ancora Cosgrobo. Forza raga. Prendiamo sto pallone e andiamo a pareggiarla. Andiamo a pareggiarla ancora Cosgrove, ancora. L'asse Ferreira Cosgrove è vincente. Esultiamo, ma dobbiamo pareggiare. Vediamo qui, bella l'azione. Si perdono l'uomo allora ancora con il sinistro, ancora ad incrociare. Un Cosgrove che pare particolarmente ispirato oggi. Buca ancora Ederson. Doppietta per lui. Terzo gol in Carabao Cup. No, lì. Pogba al volo, miracolo. Cioè, miracolo, chiudiamo. Cosgrove, non si capisce una sega. Ancora passano così. Tira poi a centrale. Sono loro che hanno alzato tantissimo il baricentro, non riesco più a salire. Adesso lo diamo al pressing. Attenzione, abbiamo spazzissimo. Attenzione, c'è Milivojevic. Destro! 3-3! 3-3, raga! 3-3! 3-3! 3-3! Milivojevic! Giocatore forse più criticato quest'anno. Ci ricambia con questo gol. Bravissima a deludere il loro pressing e a trovare un gol che è pesantissimo, raga, pesantissimo. Adesso non può nulla, perché tanto sappiamo che quest'anno sul primo palo non la prenderò mai. E qui si dispera Guardiola, si dispera perché era in vantaggio di due reti. E Luka Milivojevic ci porta in parità, un cambio azzeccatissimo, oserei dire. Ora dobbiamo un po' rifiatare. Credo che ci aspettano a sto punto sì, insomma, elementari. No, così no, così no. Attenzione.
C'è spazio per Musonda! C'è spazio per Musonda! Che viene contrastato ma non chiuso! Il cross! Quella che resta lì, Renato Sanchez! Oh! Non riusciamo a metter fuori! Finisce 3-3 ragazzi, un pirotecnico prima 3-3. Stiamo giocando, mi pare, con il cuore più che con la testa. Mi sa che ci vai? Non lo so. Tanta paura, però credo che se i giocatori vanno... No, ma non è detto. Non lo so. Saranno calci di rigore nuovamente, ragazzi. Madonna miseriaccia. E... che palle. Va bene. Raga, questa è la nostra lista dei tiratori. Parte Pogba, solita rincorsa. Il gol. Intuisce McFarlane, ma non c'è nulla da fare. Gran gol di Milivojevic, che è un rigorista. Parte Jesus. La rete. La rete di Jesus. Grandissimo! Glaciale. Glaciale. Parato! 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 No! No, raga, 3-3 ancora, 2-2. No, non ci credo, l'ha parato, raga. Ma che cazzo di parata mi ha fatto? Tribuna! Tribuna! Musonda deve farmi gol. Sì, grande, grandissimo Musonda, si va a oltranza, raga, a oltranza non ho giocatori io. Palo clamoroso! Il palo, mi sono rimasto inchiodato! Ragazzi, il verdetto potrebbe essere Rose. Non ci credo, non ci credo, raga. Fuori clamoroso! E stanno a sbagliare tutti! Perché sto a sbagliare tutti pure io. Treglio che doveva essere il quinto. Ed è passato addirittura al settimo. Ah! Abbiamo vinto, raga! Abbiamo vinto i rigori! Ancora una volta! Andiamo a festeggiare con il mister! Venite a festeggiare con me, raga. No, vaffanculo, va bene uguale. Mamma mia, raga. Ai calci di rigore. Mamma mia. Riguardiamo. Ah, stava di là e sono andato dall'altra parte. Vabbè, pazienza, insomma. Mamma mia, raga, che emozioni. Non ci credevo neanche più, raga, io. Sotto praticamente per tre quarti della partita. Vinciamo ai calci di rigore ad oltranza. Incredibile, raga. Incredibile, ragazzi. McFarlane non ci crede. Non ci crede McFarlane. Ragazzi, siamo campioni. Abbiamo vinto la Carabao Cup. Ed è fantastico. Fantastico aver vinto il mio primo trofeo proprio contro il City. Siamo riusciti a disarcionarli, diciamo. Incredibile, non ci credo io, ragazzi, io non ci credo, non ci credo perché, porca miseria,
non lo so, è stata una partita pazza. I rigori pazzi, eravamo veramente sul punto di perdere. Siamo riusciti invece a vincere, a portare a casa un trofeo che magari non ha grande valore come l'FA Cup, ma per noi ne ha tantissimo invece, perché regaliamo veramente una soddisfazione enorme ai nostri tifosi. Finalmente possono dire di aver vinto qualcosa. Comunque sia, sappiamo che Selford è praticamente un sobborgo di Manchester, e stavolta, diciamo, il borgo avvince contro la grande città, la grande metropoli. E va bene, raga. Eccoci qua a esultare. Bene, ragazzi, siamo ufficialmente ai preliminari d'Europa League, ma come ho detto prima nella presentazione della partita, io ragazzi, punto uguale. Eccoli qui festeggiare i nostri ragazzi. Mi dispiace che non ci sono mai io qui, perché sembra che non esisto quasi. Che spettacolo comunque, che spettacolo, raga, sta vittoria è veramente bella. Chiaramente farò l'intervista post partita, mi piacerebbe avere la coppa accanto. Eccoci qua. Paradossalmente noi abbiamo fatto tre turni di calci di rigore, ti ho detto sempre bene, cosa che non mi capita spesso a me, sono sincero. Just had a Eccoci request for qui. you. Tutti gli spettatori presenti a quella. Sì, col fiato sospeso fino all'ultimo. Come si sentiva ad aver conquistato il trofeo? Finalmente, una bella domanda. È un grande risultato. Campioni, vincere in questa maniera non è mai semplice. Sono tutte calci di rigore. Devo ringraziare il mio staff e i giocatori. Non vediamo l'ora, chiaramente, di festeggiare. Peccato non aver raggiunto, vabbè, non ce ne passiamo, eh. Chiaramente, raga, doppietta e ha segnato pure il rigore, cioè. È stato straordinario, credo, oggi si sta tutto. That'll be all, thank you. Ragazzi, eccoci. Eccoci finalmente. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. È stata veramente una partita che mi ha tolto tutto. Veramente è stata estenuante. Intanto qui qualche giocatore sale. Sale ancora McFarlane. E va bene. Che è? Premio torneo? 120, ma vaffanculo. 120.000 euro mi hai dato. Bene, allora, questa è la formazione di oggi. Prima titolare per Glatzel, voglio vedere in campo per primo minuto. Tanto turnover, ragazzi. Touré torna, Tanganga, Smalling, Onain, insomma, difesa un po' così, infatti me la rischio un botto, però ci sta, insomma, è meglio fare un po' di turnover sta partita. Eccoci qui, ragazzi, siamo in casa dei Saints. Non mi ricordo come si chiama il loro stadio. San Mary Stadium, giusto, giusto. Santa Maria, insomma. Madonna, Santa Maria sembra un ospedale, però vabbè. Eccoci qui. Raga, siamo arrivati. Ci arriviamo da una splendida vittoria. E adesso è complicato continuare la stagione. Paradossalmente è complicato continuare la stagione magari con un trend positivo, dovuto al fatto che comunque sia. Abbiamo raggiunto l'obiettivo stagionale che mi ero prefisso, ovvero raggiungere quantomeno una coppa. Se
sarà complicato raggiungere il quarto posto. Secondo me è molto complicato perché tendiamo a perdere troppi punti per strada. Però vedremo, tutto è possibile. Partono, battono loro. Destra di Jesus Ferreira! Ci arriva il portiere, ci arriva. Era un tiro, credo, indirizzato proprio all'angolo. Vediamo di prima intenzione, gran botta. Sì, ma il portiere si tuffa molto, cioè si tuffa giustamente in anticipo. Qui palla in mezzo per Smalling, che non riesce. Attenzione, Musonda la mette. Sarà pallone laterale. In mezzo per Teio, che stacca più in alto di tutti. Ancora Teio. Ancora lui, raga, decisivo dopo la finale. Ha segnato il rigore decisivo. Segna anche qui. Gol di testa. Bello il cross. Ci arriva, salta più in alto di tutti. Poi tipo ca cade rovinosamente a terra. Bomber che non ti aspetti, Teio di testa, sigla il gol dell'1-0, tanto terzo gol in campionato. Teio veramente è tutto fare, ha fatto terzino, centrocampista, ala, veramente. Watkins, cross, Juame mette fuori. C'è più tempo, finiamo qui un buon primo tempo. Confidenza. Bisogna tornare a pressare. Cioè, più che pressare, bisogna tornare a fare gioco. Onain. A spingere, prova una per Leko. Leko il. Oddio! Tenta un'acrobazia. Una mega acrobazia. Non gli riesci, non riesco a crossare per i miei attaccanti, è incredibile comunque, cioè per la mia prima punta. Lautan Ganga, riusciamo a partire, qui siamo micidiali, noi attenzione, va Jesus Ferreira al destro, viene deviato, sarà corner. Cross di Teio, ma Teio poteva andare bene in mezzo! E Smalling quasi non mi fa il gol. Vediamo. Ma è angolo? No. Bene, qui lo scavetto, palla buona per Jesus Ferreira. Ferreira. Ancora per Teio. Glatzelm è fuori gioco. Aveva segnato di testa. Gran destro. Fuori gioco, tra l'altro fa anche fuori gioco attivo, cioè passivo, scusate. O attivo, oddio. Cioè comunque sia, volevo dire, oscura la visuale al portiere. Ultima azione, raga. Pallone lunghissimo, mettiamo fuori con Teio. E credo che qui finiscono, ragazzi, tutte le chance per il Southampton. Salford batte i Saints 1-0. Partita, madonna quanto è grosso. Partita non bella, diciamocelo, però altro clean sheet. Altro clean sheet, diciamo, perché non ho fatto tipo 5-6 sta stagione, tipo pochissimi. Via. Qualche domanda riguardo al match, vediamo. Molto più imbattuta in queste ultime partite. Pensa di. Magari, magari ragazzi.
Se partite abbiamo una. No, ecco, no, quello no, purtroppo. Però abbiamo una difesa che oggi ha giocato bene. Sì, cioè non troppo, eh. Sinceramente non mi interessa troppo. E va bene. All bene. Classifica la mano, siamo sesti. Siamo sesti e sì, scalziamo il Tottenham. Poi noi addirittura quest'anno a due partite in meno perché noi abbiamo giocato di sabato. Vabbè, abbiamo un anticipo, abbiamo fatto. Bene, è il momento di iniziare ad allenare anche il nuovo cioè il portieretto. Oh, partita contro il Norwich. Episodio che va andato un po' in calare, cioè a calare. Fondamentalmente la partita più importante era la prima. Ma perché mi devi fare le conferenze stampa a ste partite? Giochiamo con una squadra modesta, su, dov'è il Norwich ultimo, dove starà? Penultimo, ho 13 punti. Vabbè, comunque raga, già 30 partite, è quasi finito il campionato, siamo ormai a, quasi a metà marzo. Bene raga, formazione di oggi è questa, gioca anche Saavedra perché mi va che giochi lì a centrocampo. Vedere un po' come va. Comunque sei centrocampisti, ragazzi, io in questo momento, cioè per il prossimo anno, credo che sia Milivojevic che Matuidi se ne andranno, quindi ho bisogno di trovare nuovi centrocampisti ed speriamo che sia Saavedra, ecco, uno di questi. Eccoci qui, raga, ultima partita di quest'oggi. Raga, in casa non vinciamo da un secolo, è un po' paradossale come cosa, ma capita a diverse squadre di esprimersi meglio in trasferta, proprio per il fatto che le squadre avversarie in casa giocano, cioè in casa nostra, giocano in modo molto più chiuso e io non riesco ad esprimere il mio gioco, cosa che capita molto spesso, visto che io ho un gioco molto basato sulle fasce, sulle ripartenze. Chiaramente se giochi in contropiede io non li riesco a, cioè non riesco ad attuare il mio sistema di gioco. Va bene, comunque, insomma, è arrivato il momento di regalare una gioia ai nostri tifosi in casa, di tornare a vincere. Anche qui, partita che sulla carta non è troppo complicata, ma rimane sulla carta, ecco. 4-4-1-1 il nostro, come al solito. Guardato credo Asimu Tiele. Si parte, battiamo noi finalmente e parte un'altra partita, un'altra giornata di campionato. No, rosso, non ci credo. Rosso per Saavedra, raga, ha fatto un fallo impressionante. Deve placare Mouzon. Fallo illegale. Infatti mi dispero anch'io perché. Porca troia, raga. Tegolissima questa adesso. Mi toccherà togliere un attaccante. Per il momento rimaniamo un attimo così, vediamo come va, Madonna. Segna su Ferrera, aspetta il rimorchio, attenzione, lo tira Matuidi, lo fa ora il sinistro, ma è una porcheria, il portiere comunque ci arriva, tiro lentissimo seppur angolato. Cross lungo.
Uiaiai, Parrot chiusurona di Mawson. Devo assolutamente cambiare qualcosa. Non sono una grande, c'è una grande. È una buona squadra. Oh. Parrot, gran gol. Grandissimo gol del Norwich. Cioè, grandissimo. Il tiro è una gran conclusione. Festeggiare in panchina. Tanto per cambiare in casa, non riusciamo a vincere noi. Porca miseria, è passato sul primo palo sta palla. Occhiale se lo perde e poi una cannonata sul primo palo ha tirato Parrot. Secondo gol in campo, però se non segna mai sto ragazzo. Chiudere 1-2, ma stiamo davanti alla porta. Niente, non so che cazzo darla. Bene, qui Milivojevic. Teglio. Cross, ma sul portiere sti cross. Bayram. C'è uno. Eh sì! C'è gol, sì! 1-1, forza raga! Tanta difficoltà, ma troviamo il gol. Ancora Cosgrove, ancora lui. Apriamo benissimo la loro scatola difensiva. Poi con un rimbalzo un po' strano. Boom, di collo pieno, riesce a infilare. Dodicesimo gol in stagione, dodicesimo centro per Cosgrove, campionato. Attenzione a Parrot, velocissimo Parrot. Miracolo! Miracolo di McFarlane, che cazzo ha preso? Su Bermeco, Bermeglio lì, Bermeco, come cazzo si dice? Insomma, si tuffa Bermeco, ma la palla non l'indirizza per niente, per fortuna. Junior, sbagliano qui. Dobbiamo approfittarne noi. Abbiamo giocatori lenti, allora aspettiamo. Arrivo 9, forza 9. Madonna, ma chi è Calderoni? Calderone è una bestia. Poi qui fallo, niente. Ma dai, cazzo, ma manco il tempo di finire. Niente, 1-1, raga. Pareggiamo ancora. Casa incredibile, non riesco più a vincere. Fischi mi parlano esagerati comunque. So da quant'è che in casa non vincono, veramente tanto tempo. Vabbè, siamo sempre lì comunque a 3 punti. No, il cazzo a 3 punti. Un po' di più. Ora avanzo di un paio di giorni per vedere se giocheranno tutte le squadre. C'è ancora 10 partite, ho 9 partite a disposizione, bisognerà fare il pienone o provare a farlo e poi tireremo le somme.